Le protagoniste sono loro, ovviamente, tutte le ragazzine, le ragazze dei clubi, tutti gli allenatori intelligenti, perché poi sono loro che tutti i giorni lavorano in palestra con tanti intelligenti. Non è finita qua, perché noi finiremo verso mezzanotte, perché dobbiamo consentire a tutte le ragazzine di salire. Prego, venite qua in mezzo, vai, forza. Importante questa nomination e mi sembrava giusto veramente portare tutto il settore giovanile. No, mi raccomando, non andate via perché scontate il cinema, però quello è mezzo cinema praticamente. Adesso arrivano le più grandi, vedete? Anche qua davanti, facciamo le piccole davanti. Ancora va qua, te ne arrivano. Allora, ci vuoi parlare intanto della rappresentatività, che vuol dire, dalla testimonianza che dà, coinvolge davvero a tutti i livelli, ragazzi? No, la società ha festeggiato nell'anno passato i 25 anni di attività. È una società che nasce con il nome di Giancarlo Sorbini, questa è la sua prima società, diciamo. E noi abbiamo un settore giovanile abbastanza ampio, perché da ogni volta di cui saliamo abbiamo il 2014, una Serie C e una B1. Diciamo che è una bella società. E beh, è anche il fatto che, come diceva Domenico prima, soprattutto che qua si riesce a lavorare in una certa maniera bene, ma soprattutto a dare insegnamenti importanti. Cerchiamo di mantenere un ambiente comunque anche educativo, perché noi, per noi lo sport deve essere questo assolutamente, quindi cerchiamo di mettere nel migliore delle condizioni sia gli allenatori che lavorano che tutte le ragazzine che frequentano il nostro palestra. Allora, dovete adesso abbassarvi un attimo, perché noi vi abbiamo preparato un contributo filmato che vi riguarda. Prego. C'è il lato del DNA. Voglio sapere una cosa, perché ci troviamo bene alla Snoopy? Ci troviamo bene alla Snoopy perché... perché siamo una grande famiglia. Per la loro gentilezza e per la loro spontaneità. E per tutto lo staff in generale. Perché ci sentiamo come a casa. Perché non si fanno mancare niente. Abitano il palazzo davanti a me, stanno qua tutti. È importantissima, che tanto, ma dietro a tutto questo c'è anche un lavoro quotidiano importante, no? Dei tecnici, dei dirigenti, di tutto, anche dei genitori. Ecco, i genitori come si comportano? Da noi bene, evidentemente educhiamo bene sia le ragazzine che i genitori. Assolutamente. Benissimo, allora foto, allora intanto Angelica può entrare con il premio. Prego presidente, ce la farà Angelica a superare il muro? Vedremo. Prego presidente, lì in mezzo.
Eccolo qua, complimenti davvero alla Snoopy Pallavolo Pesaro, alla sua presidentessa Barbara. Grazie. Adesso praticamente da presidentessa diventa vigile.